Che ciò sia contrario all'opinione di molti, nulla mi importa, purché si accordi con la ragione e con l'esperienza. Così scriveva Galileo Galilei. Ancora oggi il metodo sperimentale è alla base della ricerca scientifica e dello studio dei fenomeni naturali, come ad esempio induzione elettromagnetica. Il movimento di una calamita induce nel filo della matassa una forza elettromotrice che si interrompe al cessare del movimento, in un senso nell'avvicinamento, in senso opposto nell'allontanamento. Una matassa percorsa da corrente elettrica crea un campo magnetico e si comporta come una calamita. L'annullamento del campo magnetico equivale ad un allontanamento della calamita. Variando alternativamente il campo magnetico, si genera in corrispondenza una forza elettromotrice e quindi una corrente alternata. Una corrente alternata produce nel nucleo un campo magnetico variabile che induce una forza elettromotrice che aumenta con l'aumentare delle spire accendendo una lampadina. Con molte spire si accende una lampadina più grande. Azione di un campo magnetico variabile generato da una bobina su un anello libero e su un anello ricoperto di piombo trattenuto. In un rocchetto ad induzione costituito da due bobine, una di poche spire, l'altra di migliaia, interruzioni di corrente prodotte da un interruttore elettrolitico generano forze elettromotrici elevatissime. Esperienze sempre più complesse e più vaste vengono effettuate nella ricerca scientifica. E quindi, oggi uno dei principali obiettivi della scuola moderna è quello di orientare i giovani verso le materie scientifiche. Consapevole dell'importanza di questo problema, la ISO Standard Italiana contribuisce a risolverlo mettendo gratuitamente a disposizione degli insegnanti e degli studenti film didattici. Basta richiederli alla ISO, via Assarotti, Genova. Una grande società consapevole dei problemi del paese. Questa è la ISO in Italia.